Ciao a tutti, ciao, ciao soprattutto a Fabio Quartararo, oltre ovviamente al presidente With You, Matteo Ballarin. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Allora, Fabio! Fabio! Matteo! Fabio, allora praticamente alla Barcellona ha vinto Oliveira, ma non se ne è accorto nessuno, possiamo dirlo, Matteo? Assolutamente sì, c'avevo tutte le donne a casa attaccate alla televisione che guardavano il fisico possente. Allora, Fabio, hai fatto un casino. Allora, premessa, per quel che mi riguarda è stata una cosa tipo storica. Ti ricordi, sai, i piloti vecchi che tutti quanti parlano? Ah, la leggenda, erano veramente dei supereroi che rischiavano. Hai fatto una cosa proprio old style, tipo anni 80, Fabio. No, non l'ho fatto apposta, Certo. ma almeno sì. Dopo qualche giorno si vede che è stato bello, ma abbiamo perso tanti punti per questa cazzata. Però ho visto che hai fatto anche scatenare le persone sui social. Addirittura c'era un meme che, di Cabi, no? Cioè, nel senso, non l'ha fatto Cabi, però era Cabi che ti spiegava come si fa veramente, e poi più o meno l'hai fatto perché dopo i test ti sei messo sulla moto nudo veramente. Sì, alla fine questa situazione deve ridere di questo, no? Perché alla fine Esatto. è stato un disastro perché stiamo per lottare per la vittoria. Dopo succede questo, abbiamo fatto terzi, dopo 3 secondi di penalizzazione, 3 ore Sì. dopo ancora 3 secondi di penalizzazione. Alla fine ho detto dai, domani abbiamo finito ultimi, non so cosa è successo, ma... E alla fine lunedì dopo il test ho fatto questa foto. Ma mi sa, Fabio, allora, o ti succedono delle cose così, oppure mi sa che, cioè, quest'anno, fino a questo momento, è difficile fermarti. Hai già fatto le stesse vittorie che avevi fatto l'anno scorso in tutto il campionato. Sei partito fortissimo. Che è successo? Com'è cambiata la cosa? Spiegami un po', racconta. Sì, che alla fine anche con l'esperienza che ho preso dall'anno scorso, la moto sta andando veramente bene e manca anche Jerez che alla fine abbiamo tenuto questo problema in braccio che questa gara era per noi, ma mancano ancora abbastanza gare, non so quanto, penso 12 e penso che sarà veramente importante per noi fare bene perché stiamo messi abbastanza bene questo anno. Vero, Matteo, tu sei contento oppure insomma, poi dopo Eric comincia, che è il manager di Fabio, comincia un po' a dire: guarda che esatto, com'è Matteo? Va bene andare forte, però magari. Vincere qualcuno è vero, dico che io speravo io campionato la Virgo, ne vinci neanche una e diventi campione del mondo, mi va bene così, ma ne vinci una. No, sono No, no. contentissimo quando è un pilota bello, fresco, genuino e vincente come Fabio, è una cosa fantastica, di più non puoi chiedere. Tra l'altro, a proposito di genuino, no? Io Fabio, da quando più o meno guardo te nel motociclismo, ho sempre visto che tu, con grande spontaneità, sia nelle dichiarazioni che fai con la stampa, ma anche tipo quando usi i social, così sembri vivere ancora veramente il tuo sogno. Cioè, magari ci sono dei piloti, no, che arrivano in MotoGP, cominciano anche a vincere delle gare, però lo fanno sembrare normale. Tu invece, per esempio, prima vittoria in MotoGP, avevi scritto qualcosa del tipo: sono riuscito a realizzare questo incredibile sogno. Poi firma il contratto Yamaha ufficiale, ancora parlavi di questo sogno. Cioè, la vivi veramente così e lo trasmetti, questo modo di vivere. Bello da una parte, però vorrei sapere dall'altra proprio tu, se sei cosciente di quello che ti sta succedendo nella vita. O ancora sei un po' spaesato perché dici: caspita, ma veramente sto facendo questo? Alla fine sì, soprattutto quando ho vinto le mie prime gare a Jerez sono stato un po'. Non me lo credevo veramente, sai, anche quando abbiamo firmato il contratto ufficiale, 2 vittorie, è stato un po' difficile da realizzare, ma alla fine questo anno, e penso che è anche per questo che sono molto più, non centrato, ma che vedo che lo. Questo che sto facendo è veramente bello e che voglio che sia tutta la stagione per prendere un altro sonno che vincere il campionato e per questo sto veramente concentrato per questo.
Sì, tra l'altro Fabio, molte volte, no, hai messo anche delle foto magari di quando eri piccolino con tuo papà le prime volte in moto, però ecco, siccome tutti più o meno ti ritengono loro, cioè tipo gli italiani un po' pensano Quartararo un po' italiano perché hai origini italiane, gli spagnoli dicono Quartararo un po' spagnolo perché è cresciuto sportivamente in Spagna, ci vuoi raccontare veramente un po' com'è andata? Cioè tu piccolino Rosario, eri, aspetta. vai, vai, che Fabio, è succede? solo una cosa, è with you, basta. È with you e Quindi, basta. Quindi, lui, ecco, praticamente. Matteo dice che sei with you e quindi, quindi ci racconti un po' È come, tutto perché non, sopra. Che... è che noi non sappiamo, cioè tu, vabbè, cominci ad amare le moto come, quando e poi cosa succede? Dici un po' di cose che magari non si sanno, non tutti sanno. Ok, io ho iniziato a fare moto quando ci dava 4 anni, Sì, su in un parking, Francia. sì, in Francia, su un parking, e dopo ho fatto qualcuna gara con 5, 6, 6 fino Yes. a 6 anni, e dopo ho fatto all'età da 7 a 14, ho fatto gare in Spagna, che è stato lì dove veramente. Ho fatto tutti i campionati e dove è stato veramente importante per me. E dopo, da 15 fino ad ora, nel mondiale, penso che Certo. alla fine è stato vero che ho fatto tante, tante, tante gare e campionati in Spagna, ma alla fine io sono francese Certo. e basta. Ma è Ma quando è vero che ti sei che. trasferito in Spagna? Prestissimo, comunque. No, faceva tante volte Francia con Ah. mio babbo, tanto, ho Ok. fatto più di 5-6 anni così, e andare col camion, e torna, e abbiamo fatto 1000, 1000, non so, 500.000 chilometri. capito, Matteo. E alla fine è stato bello anche per questo, sempre penso in tutti gli anni che ho fatto con mio babbo che non è stato facile, non è che vengo di una famiglia che è molto ricca, no, no, no. Cioè, mio babbo lavorava da lunedì a venerdì e sabato e domenica allenarsi. Quando era in gara, andavamo il giovedì, lui faceva tutti i chilometri e qualcuna volta era più di 1000, 1000 giovedì e domenica sera ancora 1000 e questo era quasi tutti i weekend. E questo è per questo che realizzo quello che stiamo facendo. Bravo, infatti, molto, molto bello. Ma per esempio, ecco, l'amicizia con Tom è nata che tu eri ancora bambino oppure è nata dopo? Che Tom ti segue sempre adesso, cioè vediamo molto più lui, ecco, dei tuoi parenti in giro. Lui alla fine, quando teneva 15 anni, lui faceva manager di water sport, come jet ski, Sì, sì. wakeboard. E io è andata lì un giorno, l'ho conosciuto una volta, dopo tornato, alla fine abbiamo stato tutto il tempo insieme da 2000, sì, 2015. E alla fine da 2018 lavora veramente con me. Ma Matteo, questo non sapevamo Tom da quando avesse Infatti. conosciuto Fabio. Comunque è tardi, Matteo, perché se ci pensi, tu ti ricordi, Matteo, che hanno cambiato le regole per Fabio quando lui aveva Sì, lo 15 ricordo, anni. per farlo debuttare presto da campione qual era fin da subito. Esatto, perché io poi mi ricordo quell'anno contro Maria al film Chev, poi l'anno contro Jorge Navarro e poi dopo hanno cambiato le regole apposta per te. Eppure, quando sei arrivato in Moto3 e poi anche un po' in Moto2, non avevi ottenuto, no, i risultati che tutti si aspettavano da te, ma era un po' perché eri troppo piccolo e magari ti avevano messo troppa pressione, e quindi magari non riuscivi a superare, ancora non avevi il carattere che hai adesso, oppure c'è qualche altro motivo per cui una volta arrivato al mondiale non avevi fatto così bene come nei primi anni di Moto3 al CEV? Fabio, rispondi in maniera sincera, cosa hai trovato di nuovo il primo anno che sei esploso? Esatto. No, per With me è you. stato Esatto. Lo sponsor with you nel lo modo mondiale. sponsor lui. Alla fine 2015 è stato un anno veramente bello all'inizio, ma Sì. difficile perché quando è arrivato dopo Genets mi hanno comparato tanto col Marquez, alla Sì. fine,
quando tieni 15-16 anni è una motivazione, ma la pressione che era molto difficile. Dopo stavamo negoziando i contratti per il futuro e ho tenuto un problema anche con il mio manager. Questo 2015-2016 è stato veramente complicato perché alla fine stavo di sì, 15-16-17, dove ha passato tante cose, dove alla Sì. fine era concentrato, ma di una maniera dove era più preoccupato che altre cose. E Certo. alla fine penso che questo è importante era difficile in questo momento, ma ora quando lo so, ho preso tanta, tanta esperienza che questo mi ha aiutato tanto per andare forte in MotoGP, che alla fine tutta l'esperienza che ho preso di quando era piccolo, la ho ancora ora. Ma allora ti faccio due domande. La prima non riguarda te, riguarda Acosta, visto che adesso anche Acosta in Spagna in particolare viene paragonato a Marquez, il nuovo Marquez, subito praticamente. Può essere pericoloso per lui, secondo te? Così come è successo un po' a te, che ecco, magari tutta questa attenzione, questa pressione. Penso che è una generazione che è ancora differente alla mia, perché Certo. lui ha 5 anni meno di me, o 6, Sì. 5, e penso che ora i giovani, anche si vede quando loro hanno 10-11 anni, loro sono proprio allenamento pro, fanno running, bici, tante moto. Sì. Io quando era 9-10-11, non faceva niente di allenamento, è solo moto, 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 e ora penso che ha cambiato tanto, e anche con i social e tutto, penso che è più facile. Ma sì, è vero che per lui non è facile, e deve stare molto, molto centrato, perché è vero che va molto, molto forte. Per me è uno dei piloti più forti che ho visto, ma deve stare concentrato perché ora il campionato è veramente per lui dal momento, ma Sì. deve stare centrato perché è difficile da stare così tutta una stagione. E poi improvvisamente Matteo, Fabio, ha incontrato una regione dell'Italia che è il Veneto, dove prima ha conosciuto Luca Boscoscuro che gli ha messo in mano la speed up e ha fatto vedere già in Moto2 che era molto veloce. Poi ha incontrato te, With You, e MotoGP ha subito fatto Abbiamo grandi tutto. cose. Esatto. Quindi chi è che ha creduto di più tra Matteo Ballarini, Luca Boscoscuro e Wilco Zelenberg? Fabio, rispondici. Questo è difficile perché sono tre persone. Aspettate a pagare la fattura, dobbiamo sentire la With risposta. you, Esatto. sicuro, with you numero uno. Però parlaci anche degli altri, dai, che sono stati importanti, tutti Dai, per me. importanti, dai. Sì, per me con Boscoscuro è stato per me l'anno dove ho preso un po' di confianza, perché anche gli anni 2017-16 i boss, pressione, 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 pressione per Sì. risultati. E Luca ha visto come io lavoravo veramente forte e tanto per arrivare, e anche quando faceva i risultati che erano veramente male, e lui mi diceva: tu continuavo a lavorare così, è sicuro che arriverà al podio e a vincere. E Luca sempre mi ha dato questa fiducia di prendere il mio tempo ed stare concentrato. E questo ha funzionato, che veramente è stato buono, e che mi ha aiutato a fare il salto in MotoGP, che con Wilco e Johan Sì, Stickfeld, anche Stigfeld. loro mi hanno preso per 2019, e sì, è lì dove veramente abbiamo fatto una bella stagione nel 2019, e dove ho incontrato Matteo. Ecco, bravo. Ma tra l'altro poi Matteo, quell'anno lì con Boscoscuro, 2018, lui vince una gara, Fabio, ma poi gli tolgono la vittoria, quella del Giappone. Quella lì era stata forse la gara più bella fino a quel momento, diciamo, nel motomondiale, davanti a Pecco, che tra l'altro adesso ti sei ritrovato come avversario quest'anno in particolare in MotoGP, e
E invece poi te l'hanno tolta. Lì immagino che fosse arrabbiatissimo, cioè peggio della settimana scorsa con la tuta, no? Sì, 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 sì. Per me sì, ma alla fine io non mi giocavo il campionato, per me ho vinto la gara, ho andato sul podio, ho ascoltato l'inno di Francia, dopo, ok, mi hanno tolto i 25 punti, ma alla fine che ho finito quinto o dieci in Moto2 nel campionato, questo non è niente, ma quando qualcuna volta l'ho visto anche, penso fa 3-4 mesi fa, ancora la gara da Giappone, è stato veramente, veramente bella, e per me la gara dove veramente ho preso tanta esperienza, perché dietro c'è la Vapeco che era quello che ha vinto il campionato, e è stato bello vincere questa gara. Ma adesso è più facile stare davanti a Pecco rispetto a quell'anno lì? Per me sì, perché questo anno davanti a lui è stato 2 o 3 volte massimo. Facile mai, ma è vero che ho stato più davanti in MotoGP che in Moto2, ma ora sta veramente forte Pecco, e sicuramente le prossime gare sarà difficile. Sì, in effetti. Ma comunque sì, MotoGP, allora... Se pensiamo a Fabio che fa cambiare le regole del motomondiale per il talento che ha, era quasi scontato, no? Che prima o poi ti vedessimo così forte. Però se vediamo appunto gli anni che hai raccontato tu, con le difficoltà e quant'altro, nessuno poi quando sei arrivato si aspettava subito Fabio così veloce, addirittura in lotta con Marquez per la vittoria. E poi dopo sei arrivato a questa Jerez che tu hai anche tatuato addosso, un tatuaggio gigante peraltro, dove c'è questa data, no? La data della tua prima vittoria nel mondiale, che coincide anche con il giorno forse più bello della tua vita sportiva, perché comunque la prima vittoria in MotoGP penso non sia speciale, è anche però il giorno più brutto della vita sportiva forse di Mark. Cioè, c'è mai pensato a questa cosa qui, che quel giorno lì è stato un giorno che un po' ha cambiato anche la storia della MotoGP, nel senso che tu finalmente sei riuscito a ottenere qualcosa di grande che tutti si aspettavano da te, anche tu, e invece Mark ancora non è più tornato a quel giorno lì. Per me, io guardo, è un sport dove non è football, dove sei una squadra. Io ho la mia squadra, ma sulla moto è individuale, e per me guardo solo le cose che ho fatto, tutto il lavoro che ho fatto per arrivare a questo momento, e alla fine io guardo in questa cosa, che ho vinto la mia prima gara questo giorno, e dopo è un peccato per lui, perché ha tenuto una caduta veramente brutta, e che mai starò contento di un pilota che cade, ma in questo momento ho vinto la mia prima gara e volevo stare veramente su questo. Tra l'altro, Matteo, se ti ricordi, l'anno prima, 2019, un paio di volte c'era stata la lotta tra Fabio e Mark. No, me la ricordo bene. Però Mark l'aveva battuto. Fabio, un po' ti dispiace comunque il fatto di non potergli ancora rendere a quel livello lì, no? A Mark. Cioè, fargli vedere che adesso, cioè, gliele vince, cioè, uno contro uno, adesso hai anche il mezzo per batterlo. Magari quella volta lì ancora non eri neanche... appunto con la situazione tecnica per poterlo battere. Per me più che tecnica è l'esperienza anche che Mark ha tenuto a Thailandia, a Misano, era incredibile. E questo ho imparato tanto, e alla fine ho tanta voglia che Mark torna per tenere questa lotta contro lui, che alla fine ha stato 2 gare dove ho imparato tanto, ma anche era molto divertente. Sì, sto veramente aspettando Mark torna, perché anche per lui deve essere molto difficile quando vinci 6 mondiali da 9 anni, che fai fatica veramente a tornare, ma sì, spero veramente che tra poco torna e che possiamo fare belle gare insieme. Matteo, adesso gli faccio una domanda difficile, visto che però devi rispondere bene, perché Matteo comunque, come ben sai, è ancora anche sponsor molto importante del team Petronas, no? Quindi con Franco e ovviamente anche con Valentino. Tu hai sempre detto che Valentino era il tuo idolo quando eri bambino, così. Allora, domanda difficile: ti manca di più come per il gusto di essere pilota? Che poi alla fine
non ti manca niente, nel senso, se sei lì, vinci le gare, sarai contento così, però ti farebbe più piacere una gara, almeno una gara in lotta bello con Marquez, come è successo a Misano in Thailandia, un bel uno contro uno con lui, o con Valentino, che non hai, di fatto sì, hai avuto qualche occasione anche l'anno scorso, Valentino poi è caduto, una gara in cui si giocava pure lui la vittoria insieme a te, però non c'è stata la vera lotta. Per me è con Valentino, senza perché con Marco alla fine, Valentino non so se è il suo ultimo anno, ma quasi, e spero veramente tenere una lotta forte con lui, perché mi ricordo, ogni volta che ho sorpassato Valentino, mi ricordo che per me quel momento in Barcellona l'anno scorso, dove l'ho sorpassato alla prima curva, era un momento che ho cambiato totalmente di un momento dove Lorenzo ha sorpassato a lui e dopo l'ha sorpassato ancora. In questo momento dove l'ho sorpassato a Vale, ho tenuto questo momento che era più di 10 anni fa. Del 2009, sì. E questo era per me incredibile, e spero veramente che da Assen, che è un circuito che Valentino è sempre andata forte, tenere una lotta contro lui, perché mi piacerebbe tanto. Matteo, a te pure piacerebbe, Fabio? Sicuramente sì, sarebbe bello anche, guarda, ma da tifoso, dai, ancora prima che da sponsor, da tifoso piacerebbe tanto. E spero dall'altra parte che con Marquez sia una certezza che tornino le battaglie, questo proprio come Beh. grande augurio. Ma levami una curiosità, qual è la sensazione che avete voi, Fabio? Perché da casa ci poniamo tutti delle domande, delle grosse domande su questo infortunio che non rientra. Da Marquez? Sì. Questo non lo so, penso che nessuno lo sa, meno lui. Si è visto anche da Mugello, penso che era in qualifica dove si prendeva veramente la spalla, anche si vede che la Honda Sì. non ha fatto ancora un podio questo anno, e che non è facile per loro. Sembra che anche quando torni da una injury come questo, che ha stato più di Sì. 8 mesi senza andare sulla moto, quando noi stiamo da novembre a febbraio senza guidare, già il primo giorno è difficile da guidare perché fai tanto tempo, ma quando è 8 mesi senza fare niente da moto, per me è molto difficile. Primo questo, e dopo che non sappiamo come sta andando la moto, che alla fine nessuno veramente è stato lottare per il podio. Il meglio che ha fatto penso che è Nakagami a Jerez, ma niente, non ha fatto un Sì. podio. Tra l'altro, Fabio, a proposito, tu parlavi della fatica anche, no, di tornare in moto dopo tanti mesi. Allora ti volevo chiedere, ma secondo te, come mai tutti voi piloti, che comunque, questa è una domanda che io mi faccio sempre, siete super allenati, lavorate tantissimo, poi dopo alla fine vi ritrovate con quel problema che hai avuto pure tu a Jerez, che adesso ha fatto saltare i test ad Aleix Espargaró, cioè queste moto... Come mai vi stancano così tanto e vi addirittura creano questo problema di un muscolo che pompa troppo rispetto alla guaina che lo circonda, e quindi la sindrome compartimentale? Come si... Sì, alla fine penso che queste moto ogni volta vanno più veloce, più veloce, più veloce. Le gomme sono ogni volta più consistenti e possiamo andare ancora più veloce. E anche ora stiamo con tante cose, che il hole shot device, che lo devi usare quando guidi. Sì. Sì. Devi fare tante cose guidando, che alla fine è normale che ti stanca di più. E per me questo è una cosa che abbiamo visto tante persone per fare il sindrome, ma vedremo ancora di più nel futuro. Tra l'altro, tu, Fabio, c'è stato un periodo in cui non ti sei allenato benissimo perché purtroppo, sappiamo, hai avuto il Covid, no? Ma quando hai messo la prima foto, diciamo, post-Covid, con stile Gran Premio di Barcellona, quindi petto in fuori così, mi ricordo che c'erano due commenti in particolare. Uno di Fabio Di Giannantonio, che diceva: "Dai, vieni a Roma che ti faccio mangiare la carbonara". Poi te l'ha fatta mangiare o no, Fabio? Ancora no, devo chiederlo, perché mi ha fatto il commentario, ma mai mi ha fatto il piatto di pasta. A Ah, Sachsenring ce lo dico.
Anche perché comunque adesso hai dimostrato a Barcellona davanti a tutto il mondo che il fisico è tornato comunque. E poi mi ricordo che c'era Dani Sordo anche, che faceva tutto, tutto il fenomeno, il fuoriclasse, e poi dopo bisogna vedere se riesce a salire su queste moto che pompano, che ti fanno stancare tanto. Beh, comunque tu sulla macchina da rally sei salito, un po' di news tra te e Dani Sordo, se vi siete invitati ad altri scambi dopo Riders Meet Rally. Lui sta a 50 metri da mia casa. Ah, ecco, vedi? Arriva oggi e dopo sì, penso che questa notte facciamo qualcosa insieme, sicuro. Ma, ma anche tante volte facciamo moto di trial insieme, facciamo running, andiamo a camminare la montagna. E con lui sempre facciamo tante cose, ma... Pensando in Covid, è vero che è stato un momento molto, molto difficile. Sì, sì, infatti, ma poi come l'hai superato? Cioè, com'è stato? Perché ovviamente noi non sapevamo niente, sapevamo che ce l'avevi, però non sapevamo come ti ha preso, se ti ha preso male, Io com'è andato. ho messo la foto un mese e mezzo dopo, perché Sì. io voleva, non voleva dire niente, ma Sì. un giornalista sapeva che l'ho tenuta e voleva dirlo prima Ah, che il ok. giornale e per Sempre noi questo non è giornalisti, né i di Matteo. giornalisti e alla fine ho detto dai, lo dico che se no non è buono, ma alla fine sì, ho stato 10 giorni senza fare niente a letto e ho stato veramente male, male male, anche per riprendere il mio ritmo più o meno più di un mese. Ah, più di un mese addirittura. Vedi, Sì. comunque sei stato bravo perché sei tornato già pronto, poi per il Qatar eri già prontissimo e l'hai fatto vedere. Vabbè, quindi insomma, Matteo, questo Riders Meet Rally che hai fatto l'anno scorso, li ha fatti ancora star più vicini, Ma Fabio ragazzi, e preparatevi, perché Dani. fine luglio e Rosario ha spostato la data apposta per te, quindi spero che intorno al 28 luglio tu sia libero. Sì. Fabio, se intorno al 28 luglio sei libero, non sei impegnato con gli allenamenti, ti aspettiamo a Verona perché rifacciamo Riders Meet Rally. Devo sentire Dani anche, devo Sì? sentire più che Dani, buon Andrea Adamo, il suo grande capo, Dai. se riescono ad esserci anche loro, perché il weekend prima c'è il Rally di Roma, dove Sì. Jumbri sarà sicuramente presente, e al martedì o al mercoledì di ritorno le macchine dovrebbero fermarsi a Verona. Sicuramente Beh. si formano quelle dello Hyundai Rally Team Italia e sicuramente Fabio sei ampiamente invitato. Se vuoi Bello, venire a vedere grazie anche il Rally a Roma, molto a te. volentieri. Tutte le vacanze, Fabio, te le abbiamo fatte noi. Via. Perfetto, dai. Dai, dove vai in vacanza invece? Faccio anche il rally. In Ecco. vacanza? No, non lo so. Di momento non ho fatto niente. Un po' di festa magari con la famiglia, ma Certo. niente da spettacolare, che con il Covid voglio stare un po' più stritto che come ho Bravo. finito da Portimao, Ok. dall'anno scorso. Certo. Ma Ma Fabio, ma Rosario, vai. facciamo un momentino novella 2000, perché lui mostra il fisico a tutti Giusto. quanti, ma qualche donna che gira intorno, un'amorosa, come diciamo a Verona, fidanzata, così? Niente. Io non dico niente. No, Ai, 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 ai. fidanzate, ho qualcuna amica, ma no. Amiche, 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 va bene. Amiche, sì, con la E, ma amorosa, no, di momento no. Tra l'altro, Matteo, Fabio è il sogno di ogni ragazza, non solo per quello che fa, per il fisico che ha fatto, ma anche perché lui ama l'abbigliamento, i vestiti. Quindi le donne impazziscono per te, Fabio. Cioè, questa cosa qua, sta Motociclista, passione. vestiti, ama l'arte perché lo vedo sempre. Dipingi, giusto? Fai Sì. anche, dipingi anche tu, Fabio, corretto. Ma io sono
faccio come un cortello suisso, sai cosa, come si chiama in italiano? Che faccio un po' di tutto, posso fare moda, piloto, posso fare un po' di tutto. Cavolo, solo perché mia figlia è troppo giovane, se no gliela proporrei subito. ma tipo, ecco, per esempio, quando non ti alleni sulla moto, no? Sappiamo che hai tantissime passioni, il calcio, che prima hai parlato del calcio, hai detto le moto non sono come il calcio, però è una tua passione sicuramente, abbiamo visto anche qualche volta che palleggi così, poi ti piacciono le macchine da rally, ti piace lo shopping, a cosa ti dedichi di più quando non sei in moto, quando non sei impegnato? Difficile, perché quando sono a casa faccio tanto allenamento, certo, ma cosa mi piace fare tanto magari andare a fare un giro con la macchina in Andorra, certo. Ma sì, veramente training è la cosa più stretta che faccio, perché alla fine sono tanto concentrato e felice di quello che sto facendo, che anche quando alcune volte sono a casa non so cosa fare, prendo la moto da trial, vado a allenarmi, vado a correre, sempre faccio qualcosa. Ma adesso, allora, non so, Matteo, ce l'hai la maglia del Monza? Perché Matteo, devi sapere. C'è Balotelli. Gioca anche Boateng. Esatto. Perché tu, Fabio, non abbiamo capito bene per chi... Sì, per il Paris sicuramente, però anche per la Juve, per il Barcellona. Qual è la tua vera squadra? Cioè, anche perché sei pieno di amici lì. No, per me più che squadra vado più per le persone che sono giocando, ma alla fine è difficile, perché ho ora tanti amici che giocano a Barcellona, Madrid, Juventus, è difficile sapere. Quindi chi deve vincere la Champions? Cioè, Fabio è contento se vince la Champions, chi? Squadra, non ti dico di dirmi l'amico. Monza perché with you. Io Monza. Sono, questo with you, sempre with you, dai, io sono per Balotelli. Grande. Ma lo conosci, sì, Balotelli, sì. No, Balotelli no. Matteo, caspita. Organizziamo. Anche è stato da a Nizza tanti certo. anni, Balotelli. Ha giocato col Nizza, che ovviamente è la città di Fabio. Quindi sì, dai, facciamo in modo di far conoscere Fabio e Balo. Invece in Formula 1, perché sappiamo... hai fatto arrabbiare Miller. Perché hai detto che lo sciui lo faceva Daniel in Formula 1 e invece Miller poi si è arrabbiato, non l'ha voluto fare, poi l'avete fatto la gara dopo e poi dopo abbiamo visto anche tue foto con Lewis, con Hamilton, cioè Formula 1 chi è che ti piace di più? Per me ho tanta amistà con Gasly, con Pierre, giustamente, sì. E con Ricciardo, sono loro due dove veramente ho tanta amistà, ma anche con Hamilton, che alla fine è uno di mio idolo da questo sport, Leclerc, che alla fine ho tanto rispetto per tutti, ma loro sono veramente quello che ho più relazione che altre. Comunque Matteo è uno dei pochi, Fabio, che si vede in cioè anche in altri sport, no? Che va a vedere le partite di calcio, che va a vedere i campioni di Formula 1, è proprio un appassionato. Fabio, cioè non è uno che pensa solo alla bella vita, un appassionato alla bella vita. Ma sì, anche degli sport, è proprio bello vederti così, Fabio. Cioè, nel senso, noi siamo contenti, perché sei una persona con cui si può parlare di mille cose, come abbiamo fatto oggi. Ma ascolta, sulla PlayStation giochi a MotoGP? No, il nuovo gioco non mi piace. Però l'anno scorso giocavi però in quarantena. Sì, tante cadute, ma... E chi guidavi? Guidavi te o ti divertivi a far cadere gli avversari? No, guidava io, ma alla fine... Meno male che non è reale il gioco, perché sennò sarebbe tutto rotto. Bene. No, comunque dai, a parte tutto, cioè veramente... Qui avremmo potuto parlare per 40 minuti del discorso della tuta, no? Come sarebbe stato, e invece grazie al fatto che tu sei pieno di passioni hai tante cose da raccontare, quindi sono scappati via questi minuti. Io sono contentissimo di aver parlato con te oggi, non so Matteo, penso pure tu. Anch'io assolutamente, è sempre una gran cosa.
Ma una gran cosa bere le birrette al suo, se non so nemmeno se si possa dire, vabbè, nascosto al suo camper il sabato sera o... È questo che mi ha dato sempre la forza, è bere una birra con Matteo e una birra al... Ho paura di quanti soldi vi chieda ora alla fine di questi guarda, è una persona, una cosa fantastica di Fabio, tiratissimo per la gara e così via nel weekend, ma non perde mai la sua solarità. In qualunque momento tu le incroci in giro per il paddock, è sempre una persona solare, con il sorriso, pronto al saluto, alla battuta, ed è una delle persone con cui è più piacevole stare in compagnia veramente all'interno di tutto quel mondo. Poi ovviamente mille, Matteo. Poi ai piloti in MotoGP ovviamente stai un po' meno simpatico, perché soprattutto facendo questi risultati è normale, però tipo io vedo sempre che tutti gli altri piloti delle altre classi anche gli stanno sempre intorno, si divertono con lui, vedo Tony Arbolino, ma anche qualcuno di MotoGP per la verità, però insomma ti vedo anche nel paddock, no? Scherzare, giocare con tanti amici, è bello pure questo, magari qualche pilota sta per conto suo sul suo camion, invece tu sei sempre a farti delle risate. Per me sì, anche bello, perché ho tanta amistà con Tony, per me è quello che conosco di più, è quello che veramente voglio che riesca il Moto2, perché per lui andare a MotoGP, anche tante volte mercoledì sera vieni con noi al camper, a Mugello abbiamo visto la partita di Champions, sempre è bello stare con lui, con Dixon, c'è tanta gente che mi piace e che voglio divertirmi in questo mondo. Ma Dixon dell'altro, che è tra Jake, che è uno più vatto dell'altro, esatto, perché Dixon è vero. Però, ma come sta Jake, a proposito, che dall'anno scorso ha avuto quel brutto infortunio, come sta? Gli fa ancora fastidio alla Sì. Che non ha recuperato bene, ma ora gli sto prendendo il cuoio per lui andare più veloce. Che quando stai in un momento così è molto facile fare al contrario, no? Che non va bene, te vuoi fare di più e alla fine facendo di più fai molto di meno. Deve essere molto più relax, e penso che sì, tra le prossime gare si vede che vedremo si fa meglio, ma penso di sì. A te, io veramente a rilassarsi un po', Fabio, perché ti dico, anche nelle ultime Gran Premi è meno scherzoso di quello che era fino sicuramente l'anno scorso. Lo vedi che dica un po' come sta andando, gli sta pesando. E questo è un cane che si morde la coda, no? Riflesso su tutto quanto. Sì. Io, Fabio, ci siamo divertiti così, però è anche giusto adesso farti giusto un pensiero, no? Sappiamo che è successo qualcosa di molto triste 2 settimane fa al Mugello, e sappiamo però anche che nell'ultima gara ci sono state un po' di polemiche in Moto3, così. Tu che hai fatto la Moto3, diciamo, recentemente, no? Pensi... Non so, che magari questi ragazzini dovrebbero essere guidati in maniera un po' diversa, anche per prendersi meno rischi, al di là del fatto che quello che è successo a Jason ovviamente è una fatalità, però... Per me la Moto3 sta andando ogni volta più pericoloso, per me quello che è successo prima a Mugello e questo, le 3 ultimi giri da Barcellona, era un scherzo. Quando ho visto questo ho detto ok, stanno facendo tutto da MotoGP da penalizzare. Io, perché ho fatto il shortcut, ho perso 7 decimi, non secondo, 3 secondi di penalità. Dopo anche questo della tuta, 3 secondi di penalità. Ma loro, i piloti di Moto3 che stanno guidando, che tutti stanno a cannone e loro stanno guidando dietro, frenando, in una situazione dove sono più di 10 pilota insieme, qualcuno si cade davanti e fa lo stesso di Jason. È triste dirlo così, ma per me la race direction deve essere molto più stretto con le Moto3, non solo in qualifying ma in gara, perché è troppo pericoloso, e penso che stanno facendo troppo in MotoGP, per me stanno facendo troppo troppe cose con troppe penalizzazioni, perché vai sul verde o no, e da Moto3 non fanno niente, e per me questo
è molto più importante quello che sta succedendo a in Moto3 che andare 2 centimetri sul verde o che perdi 7 decimi in un secondo. Questo alla fine per me è troppo, è molto meglio old school in questo tema, ma da Moto3 deve essere molto più stretto. Perfetto. Vabbè, Matteo, vogliamo salutare Fabio in qualche modo? Non lo so. Assolutamente. Intanto è stato molto molto bravo anche questo pensiero su Moto3, è molto bello Fabio da parte tua, anche perché sono ragazzi, alla fine hanno l'età sua in moto, cioè è lui che è speciale, che è MotoGP, però quelli dell'età sua fanno la Moto3, è vero. Non so Matteo, vuoi dire qualcosina ancora a Fabio prima di lasciarlo andare? Lo ringrazio della disponibilità e gli dico una cosa semplicissima: non ho mai pagato così volentieri delle fatture come quando pago le sue. Volta vuol dire sempre grandi risultati. È un grande, rimani però, così e dacci dentro. Però Balotelli e la macchina da rally solo se ci presenta la fidanzata. La fidanzata ancora no. scherziamo Fabio. Vabbè. Dai. Ci vediamo presto, Fabio. Ciao Matteo, ciao Rosario. Ciao, grazie Fabio. Ciao Diablo. Ciao. E grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. A presto. Grazie, alla prossima. Ciao. Ciao.